Comitato Regionale della Democrazia Cristiana, che è presente alla manifestazione, ha inviato un messaggio di cui diamo lettura. Comunico la mia personale adesione, in sintonia con le altre regionali, manifestazione regionale organizzata dal Comitato della Pace di Parma di Comico. Comiso, domenica 11 ottobre, una giornata di vento. Ci sono 25, forse anche 30.000 persone qui in piazza a manifestare per la pace. C'è una Sicilia generosa e combattiva lungo questi viottoli che da Comiso vanno verso l'aeroporto e tornano poi in paese. Una Sicilia che negli appelli di pace trova le ragioni di un nuovo impegno politico. Anziani braccianti, operaie, ragazzi e ragazze. La Sicilia che ricorda le antiche battaglie per la terra e il lavoro e ne inventa qui adesso di nuovo. Eccola qui questa Sicilia, rappresentata dalle 25-30.000 persone che si stringono nella piazza principale del paese, piazza Fontediana, alla fine di un lungo, appassionato corteo. Il sole tramonta lento sulla gente raccolta su fino alle strade che salgono come i gradoni di un anfiteatro. 10 giovani sventolano un grande striscione, Comiso non vuole diventare l'Hiroshima di domani. E questa è la parola d'ordine principale che apre il corteo e che si ripete parecchie volte nei discorsi della gente, negli slogan, nei commenti delle tante e tante persone, migliaia davvero, assiepate lungo le strade ai margini della manifestazione. Dall'alto del palco, addossato al palazzo barocco del municipio, il presidente del Comitato per la Pace e il Disarmo, Giacomo Cagnes, annuncia: andremo a Roma dal presidente del Consiglio e dagli ambasciatori di Stati Uniti e Unione Sovietica per dire loro che i missili non li vogliamo. Con i segni più noti di una cultura remota, notevole. Il nostro comune è una tradizione democratica, di tutto rispetto, dai fasci siciliani alle battaglie contro gli Comiso. Paese nel cuore della Valle dell'Ipperi, una delle valli più fertili della Sicilia, è ricca di serre, d'aziende agricole moderne. Un esempio di buona terra in quest'isola spesso arida, abbandonata. A Comiso abitano 27.000 persone e da Vittoria, lì a pochi chilometri, altre 46.000. Bei paesi barocchi, ricostruiti secondo razionali criteri urbanistici dopo il terremoto che alla fine del 600 buttò giù tutto l'angolo orientale della Sicilia. Paesi miti, civili. L'atmosfera di violenza che grava su Palermo e Catania è lontana. Rivive invece, nelle piazze e nelle strade, l'eco delle lotte contadine che dal dopoguerra al 68 hanno animato queste terre ed hanno assicurato sviluppo e lavoro. Di quelle lotte, i paesi della Valle dell'Ipperi hanno ereditato una vivace passione politica, una abitudine alla partecipazione che, domenica ad esempio, ha portato migliaia e migliaia di persone accanto ai lavoratori, alle donne, ai ragazzi venuti da altre parti della Sicilia. La fonte di ricchezza maggiore è l'agricoltura. Questi vigneti, queste serre, vino rosso di Vittoria, ortaggi e adesso anche fiori. Il reddito è alto. Negli anni le cooperative hanno trasformato questa terra e gli antichi braccianti hanno lasciato il passo ai tecnici dell'agricoltura, imprenditoria moderna. E insieme esempi di buona amministrazione comunale, di governo locale impegnato ad assicurare ai cittadini servizi sociali di buon livello. Tutt'altro, insomma, che quella landa desertica di cui ha parlato il ministro della difesa Lagorio per spiegare la decisione del governo di installare a Comiso le basi dei missili Cruz. È proprio questa ricchezza ad essere messa in pericolo dall'installazione dei missili. Comiso rischia infatti di trasformarsi in un avamposto di guerra, sponda ultima della NATO verso e contro i paesi arabi. Una posizione scomoda, soprattutto adesso che nel Mediterraneo covano forti tensioni e l'Italia dovrebbe insistere per sostenere le speranze di pace. Stato nucleare.
nucleare, entro l'84 ne verranno installati 112, una base potentissima, un armamento smisurato. Nel vecchio aeroporto militare Vincenzo Magliocco, una base per gli aerei tedeschi durante la guerra, i lavori per preparare la base cominceranno presto. Già fin d'ora comunque la base è presidiata in forze dalla polizia italiana e dai tecnici militari americani. Ha detto il ministro della difesa Lagorio, i missili gireranno per tutta la Sicilia. Non solo questa zona dunque ne sarà travolta. Tutta l'isola rischia di diventare una sorta di porta aerei naturale in mezzo al Mediterraneo. È proprio quello che la Sicilia non vuole. A Comiso un no secco ai missili viene, ad esempio, dalle cooperative. E intanto che abbiamo, possiamo considerare che Comiso è una delle cittadine più ricche della Sicilia, soprattutto perché l'attività in agricoltura e non solo l'attività in agricoltura ma anche altri tipi di attività sono tra le più fiorenti della Sicilia, se non addirittura del meridione. Questo certamente sconvolgerebbe la situazione attuale che noi abbiamo, perché io credo che questi impianti che si faranno non terranno conto di quelli che ci sono in agricoltura, in serre, in tutte le cose che ci sono, ma faranno piazza pulita per far sì che prima di ogni cosa c'è da tener conto che questi mezzi, questi missili, queste armi che ci sono devono circolare, così come dice il ministro Lagore, dice che devono circolare, quindi bisogna fare strade, bisogna distruggere, bisogna fare questo. Questo è già un primo sconvolgimento, a parte il fatto che quanta gente verrà qui che sconvolgerà, vuoi non vuoi, l'assetto che c'è, l'abitudine, le tradizioni che ci sono a Comiso, che Comiso è una città oltretutto tradizionalmente evoluta, e vuoi non vuoi ti crea dei disagi, ti crea degli scompensi, ti crea delle situazioni che non si potranno sostenere. La manifestazione di domenica è stata molto chiara. No ai missili, qui a Comiso, per dire no alla rincorsa al riarmo delle grandi potenze. Una parola d'ordine comune agli esponenti di tutte le forze politiche e sociali partecipanti, i comunisti, il PDUP, Democrazia Proletaria, i cattolici delle Acre e la FUCI, parecchi socialisti. Cosa mandano a dire da Comiso al governo italiano e ai dirigenti politici? Noi vogliamo essere soltanto una componente per la costruzione di un grande movimento unitario che veda impegnate tutte le forze vive della società siciliana e nazionale con il loro patrimonio ideale e culturale, senza strumentalismi, ma tutti desiderosi di contribuire con una originalità di apporti alla costruzione di questo movimento che deve raggiungere un risultato concreto, quello di impedire che la Sicilia si trasformi in un avamposto nello scontro fra i due grandi blocchi militari. Molti giovani, molta gente senza tessera, un impegno politico che riassume le speranze di cambiamento che animano il mondo dei giovani. Ma mi pare molto importante dire che oggi saremo molte migliaia a Comiso, che ce ne sono stati 300.000 persone ieri a Bonn, che a Londra ne aspettano il 24 di ottobre altrettante, il 25 a Bruxelles altre centinaia di migliaia, il 17 di novembre ad Amsterdam altre centinaia di migliaia. Tutta l'Europa è percorsa da uno straordinario movimento, di un movimento giovanile che rifiuta l'idea stessa che la società possa essere regolata da uno scontro armato. E questo è una cosa nuova. Io parlavo con Brandt pochi mesi fa
E Brand mi diceva, chi mi dice ma questo movimento è solo un movimento pacifista che non si pone i problemi politici, rispondo, è una cosa straordinaria che in Germania ci siano giovani tedeschi che anziché manifestare per la guerra come è stato nella nostra tradizione, oggi manifestino per la pace, è un fatto nuovo e io credo molto importante, e credo che sia anche molto importante che questo movimento per la pace ha ormai acquistato tanta forza da imporre il dialogo alle forze politiche. La lotta per la pace assume dimensioni europee. Per testimoniarlo è arrivato anche un gruppo di giovani tedeschi. E Audrey Weiss, del partito laburista inglese, ha usato parole decise. Well, by a large majority, the British Labour Party says no to missiles. Diciamo no ai missili nucleari, alla guerra nucleare. L'abbiamo già sostenuto 2 anni fa e l'abbiamo riaffermato con gran forza un paio di settimane fa alla conferenza del Partito Laburista inglese. Adesso vediamo con piacere che anche in Italia c'è un forte movimento per la pace, per dire no alla guerra nucleare. Ci sono tanti giovani anche qui a questa manifestazione. Noi vogliamo lavorare tutti insieme per la pace, contro i pericoli della guerra. Una cosa ci è ben chiara, in caso di conflitto nucleare sia l'Italia che la Gran Bretagna sarebbero completamente distrutte. Inutile pensare, come molti fanno, di difendersi dagli effetti dell'esplosione nucleare a guerra cominciata. Sono inutili i progetti di difesa civile preparati dal primo ministro del mio paese, signora Thatcher. Dalla guerra ci si difende davvero ora, battendosi contro gli insidiamenti di armi nucleari. C'è in gioco la politica estera dell'Italia, ma il significato politico della manifestazione non si ferma qui. Cresce una nuova cultura della pace. Ma la Sicilia è interessata in maniera vitale, ma la questione è di interesse generale, nazionale, europeo e mondiale. E noi poniamo un obiettivo che non è strumentale o di parte. Noi in sostanza che cosa diciamo? Il 30 novembre a Ginevra si iniziano le trattative fra URSS e USA e nell'agenda al primo posto c'è la questione degli euromissili. Noi riteniamo che bisogna puntare perché questa trattativa si concluda positivamente. Di fronte a tanto impegno, le forze politiche locali, quella e l'area di governo, sono rimaste a guardare. Democristiani, socialisti, socialdemocratici, repubblicani e liberali hanno firmato un manifesto in cui spiegano perché non partecipano alla marcia della pace. È, secondo loro, una manifestazione a senso unico, una manifestazione poco unitaria. Il sindaco socialista di Comiso, Salvatore Catalano, se n'è rimasto asserragliato nel suo palazzo comunale a guardare. Una posizione che ha sicuramente suscitato parecchie polemiche e che è in contrasto con altre prese di posizione anche all'interno del suo partito. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Salvatore Lauricella, il leader del PSI in Sicilia, ad esempio, ha mandato un comunicato in cui comunica la sua adesione alla manifestazione e parecchi altri socialisti erano in piazza con i 25-30 mila di Comiso. Perché Catalano? Lei è rimasto fuori? Noi gli sforzi che abbiamo fatto in quella, nella ultima riunione alla quale abbiamo fatto partecipare, abbiamo voluto partecipassero tutte le rappresentanze provinciali politiche e sindacali, miravano proprio a fare una manifestazione per la pace particolarmente così obiettiva, con la partecipazione non soltanto degli organi di partito, ma con la partecipazione delle organizzazioni di massa. Non si è potuto raggiungere un accordo in quella circostanza. Noi non ci siamo sentiti di adattare la nostra scelta politica per questo avvenimento alle indicazioni che provenivano dal Partito Comunista, ma noi siamo rimasti fermi sulla nostra presa di posizione, che è una questione di principio. Qualcuno magari avrà voluto evidenziare un atteggiamento diverso del sottoscritto nei confronti del partito. Io sono sempre fermo sulla questione di principio, la questione di principio è sempre quella. Non me ne frega niente se provengono dall'URSS o provengono dall'America, sti missili. Certamente io ho terrore, e ce l'ho io, ce l'ha tutta l'umanità, che esistono questi missili buttati dall'est verso l'ovest,
o dall'ovest verso l'est. Anche la DC è dello stesso parere, se soltanto limitata ad annunciare un convegno che avrà luogo chissà quando. E noi consideriamo questa marcia a senso unico, nel senso che questa marcia per la pace, che è un ideale comune a tutti perché nessuno vuole la guerra, questa marcia ha un valore umano, logico, storico, solo se viene accompagnato da altre marce che si dovrebbero fare nei paesi dell'est allo scopo di sensibilizzare l'altra parte a smantellare i missili, perché era una marcia di pace fatta in Italia, dove nessuno vuole la guerra, neppure l'Italia, non ha senso se non c'è un'attività larga, complessa, cioè non c'è un riflesso anche altrove, anche perché noi consideriamo che questa vicenda è determinata da un motivo di difesa, dalla necessità, cioè dire di creare una posizione di equilibrio prima, ma nello stesso tempo non basta questo qua, arrivare alle trattative a cui si sta prodigando notevolmente anche il governo italiano. La marcia per la pace è cominciata all'inizio del pomeriggio di domenica. Oltre a 200 pullman ed un migliaio di macchine da tutta la Sicilia, da Reggio Calabria, da Roma, dall'Umbria, hanno portato migliaia e migliaia di persone nella Valle dell'Ippari, tra Vittorio e Consio. Proprio lì, nel cuore della valle, c'è quell'aeroporto militare Magliocco destinato a sede dei 112 missili Cruise. Il corteo si è snodato lento tra i muri secchi di pietra che costeggiano il viottolo di campagna verso la strada che all'aeroporto va al paese. Un corteo lunghissimo, oltre 5 km. Vecchi braccianti ai bordi dei campi gerati e accanto a loro gli operai del cantiere navale di Palermo, gli operai dell'Enel, le donne di Comiso, con i vestiti buoni, proprio quelli della festa, e i ragazzi di Sciacca, i ragazzi della Federazione Giovanile Socialista con un grande striscione polemico, fuori Craxi dal PSI, dicono. Bandiere rosse dei comunisti, bandiere bianche dei cattolici delle ACLI, bandiere verdi degli ecologisti. Sarà per caso, ma la risultante è il tricolore, un simbolo unitario. In corteo non ci sono soltanto i comunisti, come ha detto la Rai TV e il Gazzettino di Sicilia. Ci sono infatti i radicali, Democrazia Proletaria, i gay del Fuori, il PDUP, le sezioni comuniste da tutta la Sicilia, gli uomini del Movimento Federalista Europeo e delle cooperative agricole che hanno fatto ricca questa terra orientale siciliana, il vecchio poeta Ignazio Buttitta, i Cristiani per la Pace e tanti, tanti altri ancora, senza bandiere, senza tessere, senza striscioni, se non quelli colorati che chiedono pace. I gruppi cattolici sono numerosissimi in questa manifestazione. Cosa chiedono? La mia è stata ed è un'adesione, come ho detto anche in altre occasioni, da cattolico, da lavoratore, da cittadino, da democratico cristiano. Le ACLI di Sicilia e d'Italia, è arrivato proprio in questi giorni anche un messaggio di adesione del presidente Rosati, vedono in questa manifestazione organizzata dal Comitato Unitario della Pace di Comiso un'occasione per aggregare e per sensibilizzare il massimo di lavoratori e di cittadini di Sicilia e d'Italia, del mondo intero, su questo problema così importante della pace.
un problema che riguarda noi, che riguarda tutti e su cui tutti i partiti politici e le istituzioni dovranno fare una grande scommessa nei prossimi anni, perché qua c'è di mezzo la stessa sopravvivenza della stessa umanità. Il nostro no ai missili di Comiso vuole essere un no a tutti i missili, agli SS-20 sovietici, ma ai CRUS di Comiso, a tutte quelle armi che nel mondo uccidono su motivazioni che non sono certamente a servizio dell'uomo. Anche la Chiesa locale ha preso posizione per la pace, accogliendo gli appelli lanciati dai vescovi un po' in tutta Italia, appelli generosi. La posizione della Chiesa non può essere, qua a Comiso, non può essere diversa da quella che è la posizione della Chiesa per quanto riguarda il problema della pace in generale. Quindi noi ci rifacciamo nel leggere l'attuale realtà, ci rifacciamo ai documenti della Chiesa, ai discorsi del Papa, all'enciclica Pacem in Terris, alla Gaudium et Spes, dove è fatto con chiarezza questo discorso. E si è convinti, ci crediamo, che la pace non è il risultato dell'equilibrio delle forze. E quindi non si può parlare di pace quando si fa un ricorso ad armamenti per tacitarsi vicendevolmente, per ammantirsi vicendevolmente e col dire ecco noi siamo armati come voi, quindi non vi muovete altrimenti vi aggrediamo. Ma la logica della pace, secondo noi, è la logica che parte dalla fiducia nell'uomo. E quindi la fiducia che l'uomo possa usare la ragione, quindi vedere la convenienza della pace e quelle che sono le discordie fra le nazioni, siamo convinti che si possano risolvere senz'altro con le trattative, fondando e incrementando la fiducia vicendevole fra i popoli, costituendo, così come dice la Pacem in Terris, degli organismi capaci di vigilare, di fare da giudici nelle eventuali controversie. Quindi non la logica dell'armamento, ma la logica del dialogo e delle trattative. Come padre Iacono sono in molti in paese a temere i missili. Qualcuno spera nei dollari che gli americani forse porteranno, ma gli altri hanno paura della guerra. Di tutto questo si parla a lungo, di giorno attorno ai tavoli dei bar e dei circoli, e la sera centinaia di persone in piazza si radunano per ascoltare le ballate di Franco Trincato. Si sa che c'è fame in questo mondo, e piccini che ho sempre bisogno, cacci su magi senza lattini. Dei figli che per fame si rivinni, si sape che ogni giorno a 20 ore di fame morti su 100 creatori, si sape che Hiroshima andò già pure, chi giuga con menare americani, n'assaggi dell'uccente e na rignore, erba non cresce in sarregoglio pari, e non ci sono festi e ne ballari, pisti così fari di scordari, e quando morti già senza la guerra, e cacciavemo vincia di sta terra, dall'altro mondo le morti affamati, e cantano giovani e l'autossati, perciò chi giuga savi a seminari, e pane e vita per fare i campari. Terra nostra, un sudore c'è gettato, si chianta pane e non l'ha basinato, perciò non so popolemo, non si taci, dicemo no alla guerra e si alla pace.
dalle ballate popolari alle valutazioni e ai timori di uno scienziato, Federico Butera, docente di fisica tecnica all'Università di Palermo. Il problema della pace, particolarmente adesso, è un fatto estremamente importante perché è in gioco il nostro futuro, non è la nostra sopravvivenza in maniera piuttosto violenta. Secondo lei c'è la consapevolezza fra la gente? Ma direi che sta cominciando e questa è un'occasione importantissima per dimostrarlo. Io ho avuto occasione di parlare con molti e molti erano piuttosto indecisi, non capivano quali erano le implicazioni di questa faccenda. Direi che questa manifestazione può far pensare e soprattutto è un'occasione per parlare dei motivi per cui si fa e perché vogliamo questa pace in sostanza. Di gente alla manifestazione ne è venuta davvero tanta, da tutta la Sicilia. In piazza il corteo è entrato accompagnato dalle note delle bande musicali di Scicli e Sancono. In testa le maggiorette e la capomazza che fa roteare alto il suo bastone tra gli applausi della gente. Solo una parte dei 25, 30.000 manifestanti è riuscita a entrare in piazza. Moltissimi sono rimasti ai bordi, lungo le strade del paese. Ed hanno ascoltato il discorso finale di Giacomo Cagnes, un appello al disarmo rivolto a Stati Uniti e Unione Sovietica, un no secco ai missili nucleari, a cominciare da quelli che la NATO vuole installare qui,